si fanno assieme, si stabiliscono assieme delle regole, degli esercizi obbligatori, la tempistica della coreografia, ci sono dei giudici che controllano se effettivamente tutto viene svolto con regolarità e precisione e poi si fa una classifica con le squadre migliori che vincono. E devo dire che proprio questa settimana c'è stata la nostra Aqua Gym Cup e ha avuto molto molto successo. E invece qualche aneddoto? Ne vedrai sicuramente. Sì, devo dire che all'acquagym si avvicinano anche chi ha paura di nuotare, chi non ha un buon rapporto con l'acqua. E si avvicinano all'acquagym perché hanno paura di nuotare e devo dire che attraverso la ginnastica in acqua riescono a sbloccarsi e arrivano poi al punto che imparano quasi a nuotare. Questo sport a chi lo consiglieresti in particolare? Direi che a meno che non ci siano allergie al cloro, irritazioni cutanee o dermatiti varie, è uno sport che consiglierei veramente a tutti. E anche chi appunto non ha un buon rapporto con l'acqua, di osare, perché l'acqua gym è davvero un buon inizio. Sono Mario Rufino e seguo la squadra del nuoto sportivo che sarebbe l'agonismo, la categoria ragazzi, la squadra del salvamento e altri corsi di nuoto anche in generale. Io sono Claudia Trichilo e seguo anch'io la squadra agonistica della categoria dei ragazzi e seguo anche il corso di salvamento. Raccontatemi come si svolge una lezione, che cosa fanno i ragazzi, qual è il tipo di allenamento e qual è la frequenza anche di questi corsi. Allora, gli allenamenti si svolgono bene o male tutti i giorni durante la settimana, dal lunedì al venerdì. Si fa una parte di ginnastica che dura circa mezz'ora e poi la lezione in acqua di nuoto che dura da un'ora, un'ora e mezza a seconda delle giornate. Durante l'allenamento si fa di tutto, allora, si comincia appunto con la ginnastica, gli allenamenti variano in base alla stagione, al periodo dell'anno. Quello che non manca mai, a cui noi diamo molta importanza, è la tecnica, perché comunque puoi avere tutta la preparazione atletica di questo mondo, però è fondamentale che tu sappia svolgere proprio il gesto tecnico della nuotata nel modo più corretto possibile, per cui noi puntiamo molto su quello ed è un tipo di allenamento che facciamo durante tutto l'anno. Poi in base ai periodi, inizio stagione, piuttosto che il periodo in cui ci si avvicina alle gare, variamo un po' gli allenamenti. Chi può accedere a questi corsi? Che tipo di preparazione ci vuole per accedere? Ma noi qui abbiamo un corso, abbiamo praticamente una specie di campionato nostro che possiamo definire una specie di preagonismo. È una cosa interna alla piscina, ci sono 7 squadre formate da 14 ragazzi. Ogni squadra è gestita da un istruttore qui della piscina e diciamo che questo è un po' il nostro serbatoio da cui attingere per quel che riguarda poi l'agonismo. Si prendono i ragazzi più capaci, quelli più portati, quelli che ottengono i tempi migliori durante la stagione. Logicamente andiamo a proporglielo sperando che poi loro accettino, però di solito succede. Si tratta di ragazzi più giovani, è la fascia di agonismo più giovane, no? Come sono questi ragazzi, visto che sono forse nell'età più turbolenta? Sì, però ti dirò, sono ragazzi, intanto sono divertenti, è bello perché comunque nonostante l'età stare con loro ti fa sentire giovane, ci si diverte, sono impegnativi perché sono appunto molto turbolenti, però possiamo definirci credo abbastanza fortunati perché sono ragazzi comunque in gamba a 360 gradi, perché sono ragazzi che si impegnano
lavorano, sono bravi a scuola, sono educati, quindi bene o male ci è andata bene, anche se effettivamente è abbastanza dura stargli dietro, però è anche un divertimento. C'è qualche avvenimento in particolare che ricordate o qualche ragazzo che combina qualche cosa più divertente degli altri? Non so se li hai visti prima, ce ne fanno talmente tante tutti i giorni che ricordarsene uno in particolare, un avvenimento in particolare, è complicato, però ti ripeto, sono ragazzi comunque in gamba, adesso un avvenimento in particolare non mi viene in mente, però un aneddoto, però... Le gare sono, so che ci sono delle gare tra breve, come sono? Sono pronti? Sì, abbastanza, e quest'anno hanno lavorato decisamente bene, hanno sgobbato parecchio, per cui speriamo di ottenere dei buoni risultati. Invece ti occupi del nuoto di salvamento, ci puoi raccontare questa disciplina, visto che sicuramente non è conosciuta come il nuoto normale? Certo, allora ovviamente deriva dal nuoto, ha una piccola variante che si utilizzano degli attrezzi, tra cui il torpedo, che è un ausilio di galleggiamento che serve per il trasporto dell'infortunato, insomma. Ovviamente si insegnano delle tecniche di salvamento, anche se nelle gare che facciamo durante la stagione non coinvolgono proprio il salvamento di per sé. Praticamente si usano come attrezzi per fare le gare, non c'è un ragazzo che è lì morente assolutamente. E abbiamo questo torpedo, abbiamo il trasporto di un sacchetto di 3,5 kg che devono trasportare sul dorso con l'aiuto delle pinne.
E poi abbiamo un'altra specialità che è il sottopasso, ostacolo, insomma, o sottopasso ostacolo, che devono affrontare due vasche a stile libero passando sotto questo ostacolo. La fascia di età di questo corso sono più piccoli rispetto al nuoto agonistico sportivo. Loro si allenano per 3 volte alla settimana, un gruppo un po' più ristretto, però distribuito appunto in queste 3 giornate. Anche loro fanno delle gare, ne fanno solo 4 all'anno, però diciamo che è ancora una disciplina che deve ancora scoprirsi. Siamo al primo anno, anzi secondo, però quest'anno lo stiamo facendo in modo un po' più serio. C'è qualche particolarità fisica per frequentare questo corso oppure è un corso che può essere adatto a tutti, naturalmente che sappiano nuotare? Beh, ovviamente devono avere una buona capacità natatoria, devono saper nuotare tutti e 4 gli stili, dal dorso, stile, rana, delfino, e anche avere una buona capacità nel poter fare una vasca d'apnea, perché ci sono anche delle gare appunto di apnea. E quindi devono saper nuotare, devono avere una buona tecnica. Anche lì il nostro bacino sono le squadre della Swimming Cup, delle terze corsie, dal nuoto ragazzi, insomma gli ultimi livelli delle corsie, devono saperlo far bene nuoto. E tu come ti sei avvicinata a questo sport, visto che è un po' particolare, o meglio, non è conosciuto? Ma perché quando io ero ragazzina lo facevo anch'io, questa disciplina del nuoto. E quindi abbiamo deciso di proporlo e di far conoscere anche questa disciplina, proprio perché non è molto conosciuta. Ai ragazzi piace? Sì, molto. Proprio per questa particolarità, perché si vanno a utilizzare attrezzi e si fanno cose nuove che per loro sono molto più stimolanti rispetto magari al nuoto normale. E un allenamento quanto dura? Quanto le altre lezioni di nuoto oppure ci sono delle altre attività? Ma questo corso si svolge in 50 minuti, non c'è ginnastica, entrano in acqua, fanno un mini riscaldamento e poi si fa una seduta di allenamento normale, con le pinne, senza, utilizzando appunto gli attrezzi che ho descritto prima. Let there be a lesson question. You carry protection, now with your heart go on, like Celine Dion. Come back